Disti, box del Team Cozzi, anzi, sole aperto all'aria fuori dal Team Cozzi. Giulia, abbiamo sentito un direttore tecnico presentare i mezzi. Noi siamo con, ma che ne so, un direttore sportivo. È uno che gli viene il venozzo quando corrono i piloti. Dire noi siamo contenti se facciamo il decimo, eccetera. Noi abbiamo visto l'ordine di arrivo di gara 1, no? Di là del fatto che Nicola l'ultimo giro ha avuto un intoppino di una gara che aveva meritato, e comunque ti ricordo, prima all'italiano, seconda all'internazionale, quindi meno male che c'è stato l'intoppino. Ma abbiamo visto i tempi. Certo, Nicola Montalbini su Honda Team Cozzi ha tirato 4 pappine a tutti, 2 pappine allo Zimmerman e 4 pappine a tutti gli altri, Giulio. Cioè, 4 pappine sono tante. Boh, bisogna vedere dopo la bandiera a scacchi, visto la prima bandiera a scacchi. Ascoltami, non ci soffermiamo sul discorso risultati, perché nelle gare, Giulio, può succedere di tutto. Per l'amor di Dio. Cioè, parte, ti si può aprire il serbatoio, resti lì come un pirlo, ti si può rompere la candela. Noi siamo, cioè, nell'incognita. Tuttavia, ripeto, 4 pappine abbiamo, ci sono. Vabbè, cioè, grande abbiamo, lavoro. Ripeto, no? Ancora, noi abbiamo ancora una moto nuova da sviluppare, da comunque ottimizzare. Stiamo lavorando su quel senso lì, vediamo, i piloti sono forti. Li abbiamo visti ricaricati, abbiamo visto. Sì, sono cosciente anche loro che la moto è nuova, qualcosina faremo, vediamo, dai. Noi siamo qua per fare bene. Poi dopo da fare bene. Ci hai preso la Flebo col calmante, con la Valeriana per gara 2? No, non ancora. Però ce ne vorrebbe, mi sa, un bidone più che. Ah, grande Giulio. Giulio, sei un grande, hai veramente affermato delle moto. Ricordiamo anche. La fermiamo dopo, Stefano. Beh, l'affermazione dei piloti nelle altre categorie è comunque importante, quindi il Team Cozzi c'è, sì. Al di là di poi quello che succederà nel totale della giornata, però. Noi sai che siamo partiti con i piedi di ma più punta, che di piombo, di feltro proprio. Dei piedi, perché noi, ripeto, noi abbiamo una moto completamente nuova, Mattia è passato dalla 2 alla 1, quindi sì, sembra, c'è tante incognite, tante sembra cose. Vuota la tua moto, con l'iniezione veramente, adesso a guardarla c'è il motore che. Vabbè, noi abbiamo fatto questo sviluppo, vediamo, speriamo che paghi, che renda, vediamo, dai. Grande Giulio, ti aspettiamo dopo gara 2 e mi raccomando, controllo del battito cardiaco qua alla partenza. È dura. Ciao, Giuliano, grazie. Complimenti, sei un grande. Ciao, grazie.